quelle prove. Facciamo una ricapitalizzazione veloce. Comunque avete visto, le prove di un concorso sono essenzialmente, riguardano essenzialmente l'attività che il sommelier quotidianamente fa nella propria attività. Alcuni di loro sono professionisti, nel senso che operano quotidianamente in attività di ristorazione, comunque annessi. Qualcun altro di loro invece studia o fa altre attività e comunque ha una forte passione nel vino che riesce a esprimere anche attraverso i concorsi. Di questo ci fa assolutamente piacere. Ok. Perfetto. Vieni. Allora, ti faccio un riassunto velocissimo. Aspettiamo il terzo campione, la prima prova sarà questa. Quindi avrai 9 minuti di tempo per degustare i 3 vini. Il tempo comunque te lo chiamerò io. E la seconda prova sarà quella di relazionarti con i tuoi commensali. Loro ti appariranno un menù, loro ti faranno un paio di domande e legate a queste domande, le tue risposte, dopodiché conseguentemente partirà la terza domanda, cioè la terza domanda riguarderà la prova successiva, il servizio di un aperitivo. Poi una carta dei vini con degli errori che valuterai e proverai a correggere. Okay? Ti faccio partire il tempo. Ok, prego, quando vuoi. Il vino si presenta al primo campione brillante, con una bella luce propria, potremmo definire giallo paglierino tenue, ancora giovane, per l'age fine, essenzialmente abbastanza persistente, comunque con una grana delle bollicine numerose. Dal punto di vista olfattivo colpisce per un'elegante intensità e emergono essenzialmente note un pochino più immediate di frutta giovane, fiori freschi, comunque denota una sostanziale complessità seguita da adeguata finezza. Dal punto di vista gustativo ritroviamo queste sensazioni, colpisce per una velata nota abboccata, però non leggermente, soprattutto un'intensità dei sentori. Abbiamo ritrovato dal punto di vista olfattivo, quindi la frutta, il floreale, una bella mineralità anche. Vino essenzialmente fresco e questo finale leggermente sapido è comunque una nota di eleganza. Passando al secondo campione, questo possiamo definirlo brillante. Una colorazione un po' più intensa, giallo paglierino pieno, al naso rivela una maggiore complessità, una bella intensità, comunque si spazia su profumi un po' più evoluti, di una frutta più matura, un fiore un pochino più appassito, una bella fragranza. Delle leggere note di tostature di pane quasi. Dal punto di vista gustativo riempie la bocca, ripercorriamo un po' un'alternanza nella nota del frutto, fragranza, mineralità,
floreale, comunque molto armoniche tra di loro. Un bel connubio, secondo me. Terzo campione. Che si è dotato di una brillantezza. Una colorazione che volge verso un giallo paglierino un pochino più tenue. Si denotano alcuni riflessi un pochino più verdi. Un perlage comunque molto fine, molto elegante, ancora abbastanza persistente dal punto di vista olfattivo. Sentiamo una bella intensità dovuta soprattutto all'immediatezza del frutto, sembra. Frutta giovane, comunque polpa bianca. Una nota anche floreale, quasi primaverile. Una leggera nota sapida. Dal punto di vista gustativo entra molto elegante, una bella finezza, assolutamente fresco, freschezza che si alterna con questa vena di mineralità che si ritrova anche in bocca, una bocca molto armonica, molto delicata, soprattutto questa nota fruttata che accompagna un po' tutto il percorso gustativo, comunque dotato di una buona finezza. Ok, grazie mille, bravo, un applauso te lo facciamo, come il tuo collega precedentemente, siete stati veramente bravi. Allora, adesso ti relazionerai con i commensali, gli cedo il microfono, avrai un menu, ti faranno un paio di domande alle quali risponderai, ok? Okay. Io vorrei che lei cortesemente abbinasse a questo menu che vediamo là tre vini veneti, possibilmente spumantizzati. Ok. Ok, come primo vino da servirsi abbinato magari all'entrée dell'antipasto proporrei un prosecco conigliano Val d'Obbiadene nella versione magari brut. Per quanto riguarda poi le portate successive, sarei tendente a un abbinamento diverso, specialmente sui pisci alle sarde secche e bottarda grattugiata. Andrei a ricercare invece sempre un prosecco del CG Conigliano Val d'Obbiadene in versione extra dry, proprio per ricercare un po' anche l'armonia, quella tendenza dolce che si ritrova nella bottarga, accompagnarla alla velata dolcezza della versione extra dry del prosecco, e accompagnarlo anche naturalmente con un portafoglio di pescatrice, con fegato grasso. Stessa cosa per ricercare un abbinamento armonico. Come terzo vino concluderei sempre con il prosecco del Conigliano Val d'Obbiadene, quello il superiore di Cartiz, quanto il residuo zuccherino un pochino più alto si sposa meglio con quello che potrebbe essere la mousse di pistacchi sul pan di Spagna al cioccolato, anche perché la spuma al caffè, per creare una maggiore armonia anche dal punto di vista gusto olfattivo, una maggiore pulizia anche in bocca con la bollicina, che aiuta a rendere tutto più armonico.
Va bene, grazie. A questo stesso menù ci puoi abbinare tre vini a tua scelta, senza vincoli, puoi spaziare dove vuoi. Tre vini. Partirei con una Franciacorta Sapène, quindi un Blanc de Blanc fondamentalmente, che si abbina bene con il suo delicato perlage, quello che può essere la tartare di tonno e anche la vellutata di asparagi, cioè un po' di scampi proprio per la vellutata tendenza dolce. Per quanto riguarda poi i pisci alle sarde e il portafoglio di pescatrice, andrei alla ricerca di uno champagne magari un pas d'osé o eventualmente un Blanc de Noir con una struttura un pochino maggiore, proprio per andare a colmare quelle che sono le grandi persistenze che si ritrovano in bocca di questi due piatti comunque importanti. Per quanto riguarda l'abbinamento con il dolce, mousse di pistacchi di Bronte su pan di Spagna, cioccolato, spuma al caffè, andrei su un abbinamento territoriale, un moscato di Trani, questo siciliano, e provare questo con noi, insomma. Grazie. Ci potresti servire un aperitivo? Sì. Grazie. Cinque minuti. Presento la cuve storica di Dario Cigi con Eliano Valdobbiani della Perpini Malvolti. Ok, grazie mille. Adesso l'ultima prova, vieni pure qua così magari vedi meglio e puoi leggere meglio. Carta dei vini, hai 2 minuti per leggerla e valutare gli eventuali errori. Prego. Prosecco superiore di ACG Cuvestoria, Cartone Malvolti.
Prosecco superiore di OCC, capo di Stato, punto e verdante. Prosecco di OCG rustico, Nino Franco. 25esimo anno della celebrazione del Prosecco Doc Treviso a Storia. Di OCG millesimata, Solve Torres. Vado abbiamo il superiore fattizio di OCG Treviso a Storia. Prosecco superiore di OCG millesimata, Rive. Posso dire, insomma, sicuro la metto, però la dicitura forse superiore nei primi due di troppo. Bravissimo, un applauso perché l'emozione è dura da sopportare qua sopra. Grazie ancora, grazie mille. Poi pure così ti tolgono.